Rio, presidente di Motore Metropolitano, oggi un pranzo solidale in favore dei nullatenenti e delle persone senza tetto. Com'è andato? È andato benissimo, eravamo un po' preoccupati di riuscire a amalgamare tante persone, di riuscire anche a dare un piatto caldo a tutti, perché non sembra, ma è difficile comunque scolare la pasta, avere il sugo sempre caldo, ma è andato tutto bene, hanno fatto i complimenti, siamo veramente felici. Qual è l'impegno di Motore Metropolitano nel quotidiano? Motore Metropolitano essenzialmente non si occupa di dare un pasto caldo ed è per questo la partnership con Protetto. Di solito si occupa di tutela del benessere più in generale, anche andare a leggere una lettera a casa di un anziano che non è in grado o difenderlo fino davanti al tribunale, quindi una tutela in senso più ampio. Siamo con Fernando Barone, Luigi Morandi, presidente e direttore dell'associazione Protetto. Oggi una bellissima giornata di aggregazione e solidarietà, ma ovviamente il lavoro di Protetto non finisce oggi. Qual è il vostro impegno quotidiano? Come ormai da parecchio tempo noi portiamo proprio pasti, più che altro cene senza tetto, per cui ci adoperiamo per creare e preparare tutti i pasti per i senza tetto e soprattutto portiamo anche una parola di conforto che è quella che poi a loro manca di più in questo momento. Qui oggi siamo divertiti, una bella pasquetta, oltre 100 senza nulla, più che senza tetto, perché qualcuno magari il tetto ce l'ha ma non ha soldi in tasca. E quindi dobbiamo ringraziare anche l'associazione Motore Metropolitana con Daniele Areo e tutto il suo staff e tutti gli amici dei senza tetto che ci accompagnano spesso più loro a noi che noi a loro.